Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video tutorial che non è altro che la seconda parte del tutorial numero 42, dove, se non ricordo male, avevamo analizzato il VM Explorer nella versione Free Edition e avevamo visto le potenzialità di questo software molto molto interessante. Successivamente abbiamo chiesto una trial key per assaggiare le potenzialità della Pro Edition direttamente alla Trilead che abbiamo ottenuto e in questo tutorial vedremo tutto le potenzialità o una buona parte delle potenzialità chiaramente della Pro Edition che ci potrebbero essere utili chiaramente per tutelare le nostre VM e i nostri dati. Quindi in questo video cosa faremo? Faremo prima di tutto una replica manuale di una VM da un SXI all'altro. Successivamente andremo ad analizzare la schedulazione, andremo a creare dei processi schedulati sia per quanto riguarda le repliche notturne di una VM, sia per quanto riguarda i backup sempre di una VM, però memorizzati all'interno di uno share condiviso. Successivamente nella settimana andremo ad analizzare i risultati di questi backup attraverso la task history e successivamente andremo a vedere in che modo ci possa essere utile l'FLR, il File Level Restore, ossia il recupero di un intero file da una VM senza che venga fatto il recovery dell'intera VM. Alla fine non faremo altro che recuperare un'intera VM frutto chiaramente del backup. Prima di lasciarvi chiaramente la visione di questo tutorial, devo precisare una cosa molto importante. Nel tutorial 42 abbiamo forse commesso un errore, abbiamo fatto il recovery di una VM e vi abbiamo detto di cancellare la VM prima di fare il recovery, cosa che è completamente sbagliata, in quanto è sempre bene tenere in vita la VM da recuperare. Per effettuare il recupero della VM, della stessa VM in backup, attraverso l'uso del backup, chiaramente mettendogli un nome differente, affinché si possano vedere le differenze tra la VM che ha avuto il problema, la VM recuperata, e quindi recuperare i file o recuperare quanto perso senza alcun problema. A questo punto vi lascio e vi auguro una buona visione. Se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, potete usare i nostri canali per proporcele. Eccoci qui sulla nostra console per continuare il discorso interrotto nel video tutorial precedente. Come ho detto precedentemente, quello che faremo oggi è verificare la versione di VM Explorer Pro Edition, chiaramente avendo ottenuto una licenza di tipo trial, e verificare le differenze con la Free Edition. Quindi, dopo aver nuovamente installato la versione di VM Explorer, l'ultima appena uscita, la 4.1.25, che è compatibile al 100% con l'ultima versione di SXI presente in VMware, e dopo aver chiaramente installato la licenza di tipo trial che ci è pervenuta mezzo email, abbiamo la possibilità di utilizzarlo. Prima cosa che dobbiamo fare è andare a definire nel settaggio le credenziali di autenticazione per il drive aggiuntivo mappato che verrà utilizzato chiaramente per il deposito dei backup. Eccolo qua, il test ha avuto esito positivo. Andiamo avanti con la definizione della mail. Quindi in sender andiamo a definire admin@beeble.it. L'email di destinazione verrà mandata beeble@beeble.it e andiamo chiaramente a definire i parametri per l'utilizzo di Zimbra come server SMTP, con autenticazione chiaramente relativa all'utilizzo dell'admin. È chiaro che le mail che verranno mandate a beeble@beeble.it conterranno tutti i log delle attività svolte da VM Explorer. Ora non ci resta che effettuare il primo test. Per effettuarlo andiamo ad inserire due SXI.
andiamo a identificarlo con 232, root e password. Andiamo a testare la connessione. Appena la connessione darà esito positivo, verrà aggiunto. Allora, il primo step che dobbiamo fare prima di andare ad analizzare tutta la configurazione relativa alla CronTab, facciamo una mera replica da un server A a un server B. Eccolo qui, li abbiamo entrambi. Facciamo fare un rinfresco di tutte le VM presenti in 232, che è una macchina di produzione, e su 234, dove è un'installazione di SXI, l'ultima release disponibile, completamente in tonza. Come ho detto precedentemente, la versione di SXI sulla macchina 234, che è un IBM server, è la 10.65.491. Ecco perché è necessario scaricare l'ultima versione del VM Explorer, che è la 4.1.0.25. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a verificare i parametri in expert setting che venga usato SSH. Andiamo a testare la configurazione a portata. Ok, andiamo a fare lo stesso procedimento sul secondario, sul server dove dobbiamo andare a depositare la replica. E come ho detto precedentemente, come primo step effettuiamo la replica da un server A a un server B. Andiamo a posizionarla su 234 nel data store 1, lo chiamiamo come *11 replicated* e andiamo a cliccare su OK. Ora, l'unico problema di questo passaggio è chiaramente il fattore tempo. Impiegherà molto tempo per passare, circa 30 giga. Aspettiamo e poi rivediamoci più tardi. Sta continuando a copiare. Ecco perché queste operazioni, come vediamo dal pannello delle performance, sarebbe opportuno farle durante gli orari notturni. Come vediamo, l'ampiezza di banda utilizzata è molto esosa. Attendiamo ancora altro tempo affinché chiaramente la replica venga effettuata. Perfetto, ha creato già all'interno del 234 la macchina replicata. Adesso sta rimuovendo la snapshot creata dalla 0232 e fra qualche secondo potremo già spegnere la stessa macchina *11 dal 232 e accenderla sul 234 per vedere se tutta la replica ha dato esito positivo. Quindi andiamo a rinfrescare 232. Perfetto, non c'è più la snapshot. A questo punto andiamo sulla 232 e andiamo a spegnere la macchina. Dopo che l'abbiamo spenta sulla 232, l'andremo ad attivare sulla 234. Quindi facciamo in questo modo, così abbiamo la possibilità di vedere entrambe le console, quella relativa chiaramente a VM Explorer e quella relativa all'XXI. Un attimo solo, eccola qua, è spenta. Se andiamo a rinfrescare la vedremo spenta.
Perfetto, adesso l'andiamo ad attivare sullo 0234. Clicchiamo su iMove it. Perfetto. Andiamo a rinfrescare il server sul 234 e vedremo che è stata attivata. Adesso non dobbiamo fare nient'altro che aspettare che venga totalmente attivata la VM e vedere se ci sono problemi relativi all'indirizzo e chiaramente anche alla scheda di rete. Ok, sembra che tutto sia andato correttamente. Perfetto, non c'è stato alcun problema anche con il passaggio della scheda di rete, chiaramente con il MAC associato alla scheda di rete. Possiamo tranquillamente utilizzare il nostro centralino. Dopo aver visto in pratica la replica, come viene effettuata in modo piuttosto veloce, possiamo procedere con la creazione di una schedulazione, di un processo. E quindi possiamo creare un processo schedulato di replica utilizzando pfSense in notturna, quindi andare su Create New Replication Schedule, andandolo a mettere alle 22 di sera, lunedì lunedì e mercoledì possiamo farlo. Ok. Sto facendo un'analisi attenta perché abbiamo solo 6 giorni ancora di utilizzo della versione Pro, la Trial Key. E quindi andiamo a posizionarlo sul 234, lo lasciamo all'interno del Data Store 1 e ci prendiamo come repliche, gliene mettiamo 2. Oppure mettiamo all. Tanto l'analisi la faremo da qui a 4-5 giorni per vedere il risultato ottenuto. Quindi facciamo ok. La replica è stata creata, abilitiamo la schedulazione, il processo di schedulazione e mi aspetto che in pratica oggi il processo di edit task, ok. Mi aspetto che oggi e mercoledì alle 22 parta ed inizi chiaramente il processo di schedulazione relativo al pfSense. In pratica, già domattina potremo vedere la presenza del pfSense 2.0 all'interno del 234. Creiamo un altro processo di schedulazione che è quello relativo alla creazione del backup. Quindi andiamo a schedulare un processo di backup. Lo andiamo a fare il martedì, mercoledì e giovedì lo facciamo all'una di notte. Ok. Il backup incrementale non si può fare perché non abbiamo la versione a pagamento dell'SXI, perché abbiamo bisogno chiaramente del Virtual Disk Development Kit e quindi ci conviene in pratica andare a creare il backup delle macchine dell'intera macchina virtuale ogni notte, chiaramente occupando spazio e quindi andare a lasciare come target, gli mettiamo lo Z, VM, ok. Gli manteniamo tutte il numero di macchine da tenere in backup e andiamo a cliccare su OK. Quindi mi aspetto che domattina, appena rientro in ufficio, nella cartella VM avrò il primo backup relativo alla macchina virtuale Windows 7 e mi aspetto in più che
Andando nella sezione Data Center, nel 234 avrò come replica quella relativa al pfSense. Prima di passare all'analisi dei backup o delle repliche effettuate, abbiamo dimenticato precedentemente, nella fase di creazione della schedulazione, un passo molto importante che andremo subito a vedere. Andiamo a riprendere la schermata del Virtual Machine Backup. La parte general l'abbiamo analizzata, non abbiamo analizzato file and disks, dove possiamo mettere i check di spunta sugli hard disk virtuali da inserire all'interno del backup. Potrebbe essere anche utile omettere chiaramente un disco virtuale nel backup. Abbiamo dimenticato di analizzare a snapshot, dove molto molto importante è il check di spunta all'interno del secondo Quish the file system the virtual machine only when VMware tools are installed. Significa che questo ci consente di rendere il backup consistente. Chiaramente devono essere installati nelle macchine Windows i VMware tools, che devono essere sempre aggiornati e tenuti sincronizzati con la versione dell'SXI che si sta utilizzando. Altra cosa molto importante: nel VMware Tools, quando installate il VMware Tools, accertatevi, pardon, che i VSSS siano abilitati. Questo lo si può fare solo durante la fase di installazione, e cercate di non fare la fase di installazione automatizzata, ma quella manuale, dove potete andare a vedere fisicamente se sono abilitati o meno se è abilitato o meno il segno di spunta sull'utilizzo del VSS. Successivamente possiamo andare a vedere la connection. Connection è interessante perché possiamo andare a comprimere i dati durante il trasferimento, però questo poi ci pone delle condizioni negative, nel senso che se utilizziamo la compressione durante il trasferimento file non potremmo effettuare l'FLR, quindi dovete analizzare voi la possibilità di fare o meno FLR in base alla compressione, considerando che stiamo parlando sempre di ambienti low budget, stiamo parlando sempre di aziende di piccole, non molto grosse, e stiamo parlando soprattutto che i dischi da utilizzare all'interno dei NAS sono tra virgolette a basso costo. Io opterei per non utilizzare un fattore di compressione, ma utilizzare l'FLR successivamente. Nella parte advanced, chiaramente possiamo trovare tutte quelle opzioni che ci consentono di spegnere la macchina prima del backup e successivamente avviare. Adesso possiamo finalmente passare all'analisi di tutto ciò che è stato fatto nella schedulazione. Eccoci qui dopo qualche giorno, come potete vedere 23 maggio 2013, andiamo a fare un'analisi di tutto quello che è stato fatto in questo periodo. Dopo chiaramente che abbiamo fatto le programmazioni, ci mancano solo 3 giorni perché la licenza di tipo trial possa terminare di funzionare, quindi approfittiamone subito. Su VM Explorer possiamo andare a vedere chiaramente lo schedulatore. Avevamo visto backup di Windows 7 e replication di pfSense 2.0. A questo punto, se andiamo nella task history, abbiamo che tutti i processi hanno avuto esito positivo, quindi possiamo stare tranquilli. Andiamo nel Backup Explorer e vediamo se Windows 7 ha fatto la copia del 23 e del 22. E nel Replication Explorer abbiamo sia la replica di asterisk 11 fatta il 25 di tipo manuale e sia la replica del pfSense automatizzata. Abbiamo quella fatta il 22 e quella fatta il 20. Per, diciamo, analizzare la presenza della replica, possiamo andare direttamente nella macchina 234 eccoci qui. Andiamo a vedere direttamente la macchina Windows 7, o meglio, andiamo direttamente nel browsing del data store. Tasto destro, Browse Data Store. Andiamo a vedere su Windows 7 e andiamo a vedere su asterisk 11.
Windows 7 chiaramente non può stare nulla perché il backup viene fatto nella cartella condivisa. In pfSense 2.0 abbiamo chiaramente il doppio. Abbiamo la prima presente, quella del, se non erro, del 20. La seconda, quella fatta il 22. Eccola qua. Ok, un'ultima sbirciatina ai tempi impiegati per effettuare il backup di Windows 7, 87 minuti, circa 50 giga di dati, la replica di pfSense, 84 minuti. Ora, la cosa che ci resta da fare è fare una piccola modifica all'interno della macchina Windows 7 per vedere in pratica un eventuale recupero del dato inserito all'interno senza stare a ripristinare l'intera macchina, quindi per utilizzare le potenzialità piene del recupero da file system di VM Explorer Pro. Quindi per far questo andiamo a riprendere un po' lo schedulatore, andiamo su Backup Windows 7, andiamo a editare il task. Abbiamo che, come in precedenza abbiamo visto, abbiamo fatto la copia del lunedì, no, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Oggi è giovedì, quindi la copia partirà all'una di domani mattina. Quindi se noi andassimo in questa macchina e creassimo una copia o creassimo all'interno del desktop un file, potremmo successivamente analizzare il recupero dello stesso senza ripristinare l'intera macchina. Facciamolo subito. Eccoci qui, andiamo ad aprire il desktop remoto della macchina di cui facciamo il backup ogni giorno. Eccolo qui. Sbagliato le credenziali. Eccoci qui. Possiamo andare a creare un file test FLR che sta per File Level Restore e funziona su NTFS, FAT e file system di tipo XT di Linux. Possiamo scrivere che questo è un test di ripristino del file tramite FLR, ok, perfetto, in modo tale che avremo il backup fatto stamattina all'una di stamattina del 23 che non lo contiene all'interno. Il backup di domani mattina dovrebbe contenerlo, quindi domani, il 24 maggio, possiamo già fare un eventuale recupero di questo file. Quindi ci rivediamo domani. Eccoci qui. Oggi è 24 maggio 2013 e come ogni giorno stiamo facendo in questa settimana, stiamo analizzando se tutto il lavoro e la programmazione attivata all'interno del nostro VM Explorer stia dando esito positivo. Ci ricorda in questo caso che abbiamo solo, se non sbaglio, 2 giorni, sì, in effetti abbiamo solo 2 giorni per utilizzare la nostra trial license. Dopo questi 2 giorni, in pratica si bloccherà e ritornerà ad essere usata come free edition. Andiamo nella nostra dashboard e andiamo a verificare che, perché abbiamo fatto altri passi in questi giorni, abbiamo rimosso lo 0.234 dove veniva effettuata la replica di un pfSense, quindi e chiaramente dell'asterisk. In questo caso possiamo andare a verificare sulla schedulazione che in realtà la replica esiste ancora, ma sicuramente ci saranno degli errori. Se andiamo nella task history, abbiamo che in effetti
La replica che creava, se non ricordate bene, se ricordate bene, la replica veniva creata dalla macchina 232 alla macchina 234, che non esiste più. Infatti, ieri ha dato esito negativo. Ha dato esito negativo perché abbiamo semplicemente rimosso la macchina, quindi abbiamo potuto accedere dai log di sistema, si evince diciamo questo errore, cosa che si evince anche che il backup di Windows 7 ha dato esito positivo in tutte le sue programmazioni. Andiamo a verificare il backup di Windows 7 in tutte le sue programmazioni. Ok, andiamo nel Replication Explorer, ci darà l'errore, va benissimo. Quindi adesso la cosa che possiamo fare è effettivamente verificare se funziona l'FLR, andare a recuperare un file solamente dal backup effettuato col VM Explorer. Ricordiamoci che avevamo creato un file presente sul desktop di Windows 7, che lo andremo subito a recuperare in questo modo: recover single file from virtual disk. Eccolo qui, andiamo direttamente nel disco, in user, Nico, e andiamo in desktop. Troveremo test flr.txt, che possiamo andare a recuperarlo andandolo a memorizzare all'interno del nostro desktop, aprendolo. Questo è un test di ripristino del file tramite flr. Ora è chiaro che possiamo verificare la sua mancanza direttamente nei backup precedenti, quindi se volessimo andare in 22 e andare a recuperare lo stesso file, chiaramente non lo troveremmo. Andiamo a chiudere, andiamo in Backup Explorer a recuperare lo stesso file perché puntava a quello precedente. Andiamo in User, Nico, Desktop. Voilà, non c'è test FLR. Quindi abbiamo visto in questo modo come sia veramente semplice creare e programmare una procedura di backup e andare a recuperare un singolo file o una singola cartella addirittura, quindi senza andare a programmare internamente alla macchina virtuale degli ulteriori criteri di backup attraverso l'uso di script. Ora non ci resta che continuare nei nostri test per verificare fondamentalmente il recovery intero per macchina intera. Eccoci qui. Adesso l'ultimo test che facciamo è il recupero di un'intera macchina virtuale, nel nostro caso Windows 7, chiaramente frutto di backup. Dopo aver visto chiaramente l'FLR che ha dato esito positivo, andiamo a recuperare un'intera macchina virtuale posizionandola all'interno di un altro server differente da quello di partenza. Quindi andiamo a fare il rinfresco del server. Ok, un po' di pazienza. Perfetto. Andiamo nel Backup Explorer e prendiamo in considerazione l'idea di andare a fare il recovery, l'intero recovery della macchina virtuale dell'intera macchina virtuale Windows 7 effettuata in data 24.05.2013, quindi stamattina. Tasto destro Restore, si aprirà chiaramente l'interfaccia che ci consentirà di scegliere l'host all'interno del quale depositarlo, su che data store lo lasciamo sul data store 1 e lo posizioniamo chiaramente come nome dato per default con la sezione Restored. Andiamo con OK. E non dovremo fare nient'altro che attendere che tutto il processo di recupero possa essere terminato. Subito dopo possiamo tranquillamente accendere questa macchina affinché possiamo vedere se il processo appunto di recupero abbia dato esito positivo. Eccoci qui, abbiamo ripristinato il tutto.
Il restore ha avuto esito positivo. L'unico problema, se così si può dire, è che il runtime corrisponde a 22 ore, cioè ha impiegato 22 ore per ripristinare il backup. Altra cosa molto importante, in basso a destra c'è la presenza di un nuovo aggiornamento disponibile, in cui siamo appunto esortati a scaricarlo e aggiornare per avere sempre aggiornato il nostro VM Explorer. A questo punto non mi resta che farvi vedere effettivamente la macchina che abbiamo effettuato, di cui abbiamo effettuato il restored, Windows 7 Restored. La facciamo subito partire cliccando sul pulsante di avvio della VM. Eccoci qui. A questo punto ci aspettiamo perfetto di mettere il segno di spunta su iCopied e ci aspetteremo che la macchina parta normalmente. Quindi abbiamo recuperato tutto il nostro lavoro, tutta la nostra VM da un backup effettuato in settimana. A questo punto tutti i nostri test possono ritenersi terminati. A questo punto non mi resta altro che salutarvi e darvi un arrivederci al prossimo video tutorial. Seguiteci sul nostro canale YouTube ed abbonatevi per restare sempre aggiornati sulle novità, anche perché stiamo preparando ulteriori video molto molto interessanti. Ciao a tutti!